di Franco. Cioè, questa non è che è la clinica di Franco, è la clinica dove Franco è sotto strette cure. Ebbene, oggi andremo a vedere una disciplina che è diversa dalla mia, perché io non pratico una disciplina con i pesi, però ho la presunzione di insegnarla. Perché? Perché ho svariati colleghi nella clinica, perché Franco è sotto strette cure. Chi è Franco? Franco è la persona che mi sta tenendo in camera, la mano in camera, è il mio camera, insomma, però è atrofico. Franco ha atrofie su tutta la parte del corpo. Quindi oggi vi insegnerò un esercizio molto particolare, strano, insieme a dottor Francesco, appunto. Lui è dottore in varie altre discipline, sta sempre lì a curare Franco, gli somministra medicinali, tutte le cose di zucchero. Ebbene, oggi io gli ho insegnato, no, non è vero, ragazzi, le cose dobbiamo dirle come sono. Mi ha insegnato una disciplina che ha somministrato lui facendo un'elaborazione chimica tra medicinali, cioè ha preso svariate discipline, ha preso un po' da qua, un po' da là. Io pratico la verticale a un braccio, che l'ho inventata io, lui invece ha inventato un po' il movimento in questo. Se vuoi presentarti, dottor Francesco? Io sono Francesco, sono uno dei titolari qua di Black Bulls e sono uno stroman. Io sono Giunciolo. Tu sei Giunciolo, Franco. Tu sei Giunciolo. Franco! Quindi ascolta, per favore, Franco, perché dopo dovevi farlo pure tu. Ci ammazziamo insieme. Non è nella mia indole fare queste cose qua, ma io mi metto in gioco, perché lo spirito della persona è mettersi in gioco, soprattutto in discipline che non si praticano. Essere aperti di mente, che tutti gli sport quindi sono un mondo, tutto è mondo. Io sono stato nel circo. Nasce nel circo? Lo stroppo, Io non lo sapevo. Io respirerò adesso quanto più possibile mentre lui eseguirà questa movenza. Perché? Perché respirando si assume già, perché l'odore alla fine è assunzione. È già allenamento quello. Vediamo l'esecuzione. Va! Cioè, ragazzi, questa cosa qua è affascinante. È affascinante perché si rischia la vita. Cioè, è come se dovessimo trainare, staccare un treno dalle rotaie e tirarlo sopra la nostra testa. Ok, come quando io mi metto in verticale un braccio, in realtà sto sorreggendo il mondo su una mano. O sbaglio, Franco? Quindi facciamo vedere un attimo un parallelismo di alzata a una mano messa al contrario. Ok? Il brodo di giungere. Deve giungere il brodo di zucchero. Però voglio appunto imparare una nuova disciplina, quindi adesso sotto la supervisione di un dottore esperto, perché qua, ragazzi, nella clinica qua, quando voi vedete, se avete visto altri video di documenti, perché questi sono documenti, raga, Franco, avvicinati perché mi sto arrabbiando e non poco. Questi poi sono non si vede. Ma adesso sto parlando, Franco, se non si vede non labiale, metti caso che qualcuno è sordo, ci sta guardando, non può ascoltare perché tu sei un ignorante, ok? Da dove sarà arrivato? Di sicuro è arrivato col treno, perché se voi avete visto altri documenti storici che passavano i treni, tutti i treni che avete visto passare erano dottori che arrivavano, perché noi siamo qua giorno e notte a studiare teorie su come curare Franco, ok? Quindi contattiamo medici da tutto il mondo, arrivano col treno, aerei, qua c'è l'aeronautica che sono arrivati con la nave appena adesso da non so dove, da un'altra nazione, di sicuro medici che stanno studiando come cambiargli l'orecchio a Franco. Ogni particella del corpo di Franco va cambiata, sostituita, ritarata da zero. Quindi oggi impariamo questa cosa, il movimento. Quindi faccio una breve spiegazione tutorial su come ve l'ha spiegata Francesco. Bisogna fare uno stacco a un braccio, quindi l'impostazione è quella dello stacco. Stacco le retratte, si va a piegare tutta l'impostazione dello stacco, però sumo, quindi gambe un po' più larghe. Bisogna trainare, tirare il bilanciere in maniera perpendicolare, quindi non uscire dall'asse, quindi non andare avanti. Ok, Franco? Ci siamo? Quindi in questa maniera qua, mentre che si distendono le gambe, solamente per aiutarsi, si fa la ruotata, in gergo come si chiama? Sì, questo, se si ferma in petto è il clean, in questo caso qua si può chiamare un one arm power snatch. Ok, mentre si fa... Comunque sì, lasciare tenere la verticalità, diciamo. Esatto, e poi da qua si rimettono le gambe e si porta su. Sì. Quindi, ragazzi, io non l'ho mai eseguito. Lo giuro, mai eseguito, mai ho provato prima, però ho detto, bisogna documentare, io devo documentare la prima riuscita. Quindi prendo, dato che non ho dimestichezza, quello da Franco, mi stai dando fastidio. Dai. Cosa? Brodo di giuncere, tu l'hai fatto? No. Quindi prima provo uno stacco, se sono equilibrato, così è abbastanza equilibrato. Adesso proverò, questo è il mio primo se mi viene. Spero mi venga, spero di non farmi male in diretta. Allora, da così, quindi verticale e poi esplosivo. Ginchia. Sono casato. Che bello. Questa è l'emozione di quando si impara una cosa nuova. Ho potuto vederla in diretta.
sono contento di aver imparato una cosa nuova, quindi adesso per festeggiare Franca! C'è festa adesso. Franca, cosa? Adesso si festeggia. Mi fai passare da festeggiamento. Ero contento che ho imparato una cosa nuova e Franco mi deve sempre mettere di malumore. Impariamo un altro, sì, perché ormai sono un po'. Questa era non facile. Sono più contento, ero. Impariamo un altro, non sei contento di me. Franco, adesso però si impara una cosa nuova e mi devi lasciare giocare. Franco! Come prima, stessa partenza. Bah! Mi piace un sorte nuove. Dove lo tieni? Sulle braccia. Sulle braccia. Ok? Con due mani va bene, accetto la sfida. Puoi provare con due mani il primo giro. Con due mani sembra facilissimo. Io non ho mai, ragazzi, no, veramente, io non faccio nemmeno lo stacco. Non ho mai neanche allenato lo stacco. L'ho provato qualche volta, ma non ho mai allenato. Quindi per me è una cosa veramente nuovissima. Quindi da così tiro su e metto qua. Lo lancio per l'aria. Ok, così hai lo stacco. Sì? Lo dovresti prendere sulla spalla, diciamo come fosse un front rack. Sulla spalla qua. Tu ce l'avevi più avanti però. Io ce l'avevo sì qua. Sul braccio, sul bicipite. Diciamo fra il bicipite e la spalla. Va bene. E non cade lì. No. Poi da qua gli fai il push. Ok. Lo lanci in aria. Vai giù. Paura, ragazzi, questo fa più paura. Questo è difficile. A vederlo sembra più facile, ma in realtà quando poi ci si trova qua al momento dell'esecuzione è più pauroso. Quindi ho preso una. Così va bene? Sì, hai meno spinto, però per farlo. Provo prima con due mani. Devi dargli più. Questo è il militare spinto. Devi spingere di più con la gamba. Lanciarlo più in alto. Allora, quindi devo aggrapparlo qua in realtà. Sì, se riesci sì. Ora mi parte al bicipite. Oh, il brodo di tutto. Allora, così. E anche le palle. Va bene. Ah, fa male il bicipite. Ok, qua. Madonna. Di strozzare solo. Da così devo scuottare. Sì. Push. Spingi per l'aria. E poi afferrarlo con un braccio. Sì. Provo con due. Mandalo un po' più avanti che te lo batto sul mento. Sì. Provo con due prima. Sì, anche con due. Devi buttarlo più in alto. Più spinta di gamba. Devi la spinta. Quando però è su lui. Quando lui è su. Sì. Io devo passare. Andare giù. Perché se tu stai fermo non avrai mai lo spazio per il. È vero. È una coordinazione pure, ragazzi. Cioè, è complesso. Visto da fuori può sembrare una cavolata. Tu, Luca. Ascoltami. Luca, Giorgio, Silvano, Andrea, Giovanni, Carlo, che state guardando il video, state lì a dire. Cioè, perché voi intanto siete seduti. Siete lì così a guardarlo. Sapete quando uno guarda tipo una Porsche, una Mercedes che sta lì così a guardarla, a studiarla, no? Ecco, voi state guardando così. Vi malmeno in questo momento perché venite in clinica a provare. Provate anche voi. Io ci provo l'ultima volta. Perché poi Franco deve andare in operazione. Intanto vi faccio vedere un attimino la testa di Franco come è malmessa. Perché la testa di Franco è malmessa. Qua c'è tante melanzane da dover sistemare. Perché tu Franco hai sbagliato. Dovevi curare tutte le malattie del mondo. Ok? Allora, quindi quando arrivo qua balzo, vado giù. Sembra facile, ma non lo è. Tu intanto Franco non hai fatto niente, eh? Dopo lo provo, dopo lo provo. Porsche barra Mercedes, te lo dico già. Quindi è così. No, che palle. Sono scoordinato. Però perlomeno. Non mi viene neanche più questo. Franco, mi hai veramente. Hai perso la. Fatto, mi hai ammazzato moralmente. Quindi, ragazzi, affrontate discipline diverse. Non state lì a farvi paranoie. Sentiamo Francesco, quale disciplina pratichi nello specifico? Io faccio strongman. Quindi non è neanche strongman. La tua disciplina questa? No, beh, diciamo che il press sopra la testa sono parte della nostra, sia con l'axle bar, che è quel bilanciere, quello da 50, quello da nero. Ah, ok. O il log. 50 kg pesa quel bilanciere? No, 50 è... Ah, pesa 20 kg, classico. Pesa 20 kg quello, okay. Dipende, ce ne sono più grossi, più piccoli. Però l'alzata a un braccio non esiste? No. Quindi ragazzi, no, giocate. A un braccio c'è il dumbbell.
c'è un manubrio grosso, gigante, fai il clean, lo porti qua e poi da qua fai questo. Ah, questo, però ovviamente col bilanciere lungo bilanciere si crea una destabilizzazione assurda. Però ragazzi, cosa vi fa capire? Che dovete giocare col vostro sport. Non bisogna sempre stare lì, fissi, a fare... Cioè quando uno diventa forte, poi può giocare, può fare le cose. Tu Franco, più che giocare dovresti veramente curarti. No, neanche allenare, curarti. Quindi nel tuo caso è una cura, quindi tu Franco queste cose qua le puoi guardare, puoi stare qua compagnia, però con molta attenzione e moderazione. Intanto modera il linguaggio, perché Franco mi stai facendo arrabbiare non poco, ok? Perché sei un maleducato, sei un grossissimo maleducato, Franco. Devo un po' d'acqua perché... Saluta. L'acqua, ragazzi, è molto importante per nutrirsi, per crescere. Io sono come gli alberelli, no? Da qua immagino che sarò buio. Sono buio, immagino, perché... Ma prima fatti vedere un attimo in faccia, prima di salutare. No. Facciamo vedere Franco in faccia, fai vedere l'orecchino che hai. L'orecchino in realtà è un microchip. Quindi salutiamo e ringraziamo il dottor Francesco, che adesso immagino dovrà andare a curare di sicuro altre persone, quindi non possiamo dilungarci oltre perché qua siamo in una clinica. Quindi ragazzi, salute.